Siamo in compagnia di Alessandro Visotti, che è il direttore di Coldiretti Ferrara. Proprio questa mattina è stato inaugurato il villaggio del Coldiretti in piazza 33 Este a Ferrara, come è usuale, perché si festeggiano le giornate del ringraziamento fino a domenica. Ecco, direttore, quella che si va a concludere è stata un'annata particolarmente tribolata, soprattutto dovuta alle avversità atmosferiche. Ecco, com'è la situazione? Sì, assolutamente, ha centrato assolutamente la situazione. È stata un'annata molto molto tribolata, molto molto difficoltosa per i nostri agricoltori, per i nostri produttori, e nonostante tutto, ha detto bene, questa mattina abbiamo inaugurato 3 giorni dove andiamo nelle nostre giornate del ringraziamento a ringraziare per tutto quello che si sta facendo e per quello che ancora si vorrà continuare a fare, perché ricordiamo che qua è il settore primario, si produce cibo e quindi dobbiamo assolutamente mantenere quelle che sono le tradizioni e le nostre eccellenze legate al territorio, che poi sono anche di assolutamente importanza economica per i nostri agricoltori. Un'annata falcidiata veramente da gelate, da grandinate, da alluvione, quindi è mancata circa in media il 70% delle produzioni, specialmente qui a Ferrara e specialmente nella filiera frutticola. Tra l'altro, questa situazione sulla quale ci vede impegnati con i nostri agricoltori a promuovere del cibo made in Italy a chilometro zero e di stagione vuole anche essere di stimolo per i consumatori, per i cittadini, perché una delle condizioni sulle quali chiaramente dobbiamo lottare con anima e denti è la grande croce che l'Italian Sounding, e cioè i prodotti che noi spacciamo per italiani ma di italiani non hanno niente, creano una concorrenza sleale che ammonta fino a 120 miliardi di euro. Quindi pensate un po' in che momenti ci troviamo. Da una parte le avversità climatiche, dall'altra parte anche i mercati non ci danno tutte le ragioni che vorremmo e che avremmo. Ultima considerazione, qui ci sono tante aziende che espongono e vendono i loro prodotti, però non solo esposizione e vendita di prodotti, perché ho visto che avete un calendario piuttosto nutrito di appuntamenti, incontri vari da qui a domenica. Assolutamente, è un ottimo osservatore, la ringrazio, perché oltre a proporre il cibo e alla vendita diretta dei prodotti, chiaramente abbiamo organizzato degli show cooking, quindi abbiamo momenti in cui facciamo assaggiare i nostri prodotti. Domani dalle 12 alle 14:30 il riso sarà protagonista, il nostro riso di Ferrara, il nostro riso del Basso Ferrarese, tra l'altro in concomitanza con i pesci, perché insomma è stato fatto un progetto dove il riso è amico del pesce. Alla sostenibilità economica andiamo anche a dare conto a una grandissima sostenibilità ambientale, e questo assolutamente di lustro. Il giorno dopo, la domenica, invece facciamo riferimento ai nostri formaggi, ai nostri salumi, con anche una degustazione di frutta, pere, mele, insomma è quello che possiamo offrire chiaramente. Nonostante ciò, e termino, chiaramente c'è anche la condizione per la quale, oltre agli show cooking, abbiamo previsto anche dei workshop dove andiamo un po' a definire alcune situazioni che sono anche di interesse per i nostri consumatori, per i cittadini, per tutti i turisti di Ferrara, dove andiamo a toccare il discorso del mangiare sano collegato a una sana vita del nostro corpo. Certo, ecco, una sana alimentazione che fa bene alla salute, certamente. Grazie.